You ass, come here, ass, fuck. Allora, devo premettere, a me gli omosessuali piacciono molto, perché hanno alcune delle caratteristiche umane che più apprezzo. Sono una comunità orgogliosa, anche se discriminata, convincono le loro amiche etero a starci con me, ma soprattutto sono la prova vivente che prima o poi qualcuno potrà offrirmi un drink. Allora, contro questa brutta gente, il Family Day schiera in piazza la famiglia tradizionale, che è quella formata da un uomo, una donna e una denuncia per violenza domestica. No, 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 no. Perché poi diventa stalking, tranquilli. Poi ritorna a essere denuncia per violenza domestica e poi torna... Quando era il funerale, scusa? No, scherzo. Una donna, un uomo e un bambino. Il Family Day serve a proteggere i bambini. Che poi, se ci parli con un bambino, questo non ti dirà mai genitore naturale, frocio o trans. I bambini guardano ancora il mondo con gli occhi dell'innocenza, di chi sa già che gli pulirà il culo dopo che ha cagato. Ma soprattutto siamo noi a insegnare ai bambini che siamo tutti signore o signori. Cioè, nella scala di valori di un bambino, se sei una merda, cioè se proprio non conti un cazzo di niente, sei un omino. Mamma, ma chi è quello signore con quella strana macchina a tre ruote? Oh no, amore, quello è l'omino dell'acqua. Ah. E chi è quel signore tutto bianco che parla alla finestra? Quello è l'omino della messa, amore mio. Il Family Day si è svolto a Roma, al Circo Massimo. Che è un po' strano, se ci pensate, perché per oggi, cioè per i cristiani, manifestare oggi contro i gay al Circo Massimo è un po' come se gli ebrei manifestassero contro i palestinesi ad Auschwitz. Per gli organizzatori erano presenti in piazza 2 milioni di persone. Per chi invece ammette il calcolo matematico, 30.000 più o meno. Per me un branco di coglioni, eh. Comunque, non per interrompere il vostro applauso, se al Family Day erano 2 milioni, noi stasera siamo 80-100.000 più o meno, ma c'è molta più figa. Piazza gremita soprattutto di, naturalmente, militanti cattolici e politici di destra, quelli che durante il giorno manifestano in difesa della famiglia tradizionale, ma poi di notte vanno a troie, a trans, a minorenni o a una simpatica combinazione delle tre categorie. Tantissima confusione, infatti, su cosa sia effettivamente questo cazzo di Family Day. Maurizio Gasparri, una delle personalità di spicco della giornata, e già solo questo dovrebbe farvi capire il livello di confusione che c'era durante la manifestazione. Gasparri ha pensato bene di cogliere l'occasione per inveire contro IKEA, colpevole di non aver messo la figura femminile nei suoi cataloghi destinati al Medio Oriente per paura di ritorsioni. Mentre qui da noi ha osato fare una pubblicità dove diceva che una famiglia può essere formata da una brugola e un bullone, ma anche da due bulloni o da due brugole, pensando che non ci sarebbero state ritorsioni. E qui arriva Maurizio, che, cito più o meno testualmente, ha detto di voler utilizzare i fazzolettini IKEA avanzati a casa sua per pulirsi il sedere e poi rispedirli ad IKEA. Sì, esatto, è successo, giuro, è tutto vero. Ora, Maurizio, se ci stai guardando o meno, ma che barbone sei, con tutto quello che ti paghiamo, compri tovagliolini all'IKEA! All'IKEA! Da Armani dovresti comprare la carta igienica, cazzo! Ma soprattutto, costringermi ad immaginare un'azione di igiene intima di Gasparri sta nella mia lista di desideri più o meno tra porno con Madre Teresa di Calcutta vecchia e i lebbrosi e trovarmi a cena al ristorante con Mario Adinolfi che al momento di ordinare il dolce guarda il cameriere e gli dice: per me niente grazie, ne mangio un po' del suo. Grazie.